Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo fra le tue braccia e sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi e per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 1 agosto 1918. Me la passo tra privazioni ed ansie e spesso mi lamento col mio dolce Gesù. E lui è venuto e avvicinandosi mi ha stretto al suo cuore e mi ha detto: bevi al mio costato. Io ho bevuto il santissimo sangue che usciva dalla piaga del suo cuore. Come ero felice! Ma Gesù, non contento di farmi bere la prima volta, mi ha detto che bevessi la seconda e poi la terza volta. Io ne sono rimasta meravigliata della sua bontà, che senza chiederlo lui stesso voleva che bevessi. Poi ha soggiunto: figlia mia, ogni qualvolta ricordi che sei priva di me e peni, il tuo cuore resta ferito con una ferita divina, la quale, essendo divina, ha virtù di riflettere nel mio cuore e di ferire il mio. Questa ferita è dolce, è balsamo al mio cuore, ed io me ne servo per raddolcirmi delle ferite crudeli che mi fanno le creature, della noncuranza di me, dei disprezzi che mi fanno fino a dimenticarsi di me. Così, se l'anima si sente fredda, arida, distratta e ne sente pena per cagione di me, resta ferita e ferisce me. Ed io ne resto sollevato. 7 agosto 1918. Mi lamentavo con Gesù della sua privazione e dicevo tra me: tutto è finito, che giorni amari. Il mio Gesù si è eclissato, si è ritirato da me. Come posso più vivere?
Mentre ciò ed altri spropositi dicevo, il mio sempre amabile Gesù, con una luce intellettuale che da lui veniva, mi ha detto: Figlia mia, la mia consumazione sulla croce continua ancora nelle anime. Quando l'anima è ben disposta e mi dà vita in sé, io rivivo in lei come dentro della mia umanità. Le fiamme del mio amore mi bruciano, sento le smanie di attestarlo alle creature e di dire: Vedete quanto vi amo? Non sono contento di essermi consumato sulla croce per amore vostro, ma voglio consumarmi in quest'anima per amore vostro, perché mi ha dato vita in sé. E perciò faccio sentire all'anima la consumazione della mia vita in lei. L'anima si trova come alle strette, soffre agonie mortali, non sentendo più la vita del suo Gesù in lei, si sente consumare. Come sente mancare la mia vita in lei, di cui era abituata a vivere, si dibatte, trema, quasi come la mia umanità sulla croce, quando la mia divinità, sottraendole la forza, la lasciò morire. Questa consumazione dell'anima non è umana, ma tutta divina. Ed io sento la soddisfazione come un'altra mia vita divina si fosse consumata per amore mio. Come difatti non è la sua vita che si è consumata, ma la mia che più non sente, più non vede, e le sembra che io sia morto per lei. Ed alle creature rinnovo gli effetti della mia consumazione e all'anima le raddoppio la grazia e la gloria. Sento il dolce incanto. Le attrattive della mia umanità che mi faceva fare quello che io volevo. Perciò lasciami fare anche tu ciò che voglio in te. Lasciami libero ed io svolgerò la mia vita. Un altro giorno mi lamentavo ancora e gli dicevo: Come mi hai lasciato? E Gesù, serio ed imponente, mi ha detto: Zitta, non dire spropositi. Non ti ho lasciato, sto nel fondo dell'anima tua, perciò non mi vedi. E quando mi vedi è perché esco alla superficie della tua anima. Non ti distrarre, io ti voglio tutta intenta in me per poterti tenere a bene di tutti. 12 agosto 1918. Continuando il mio solito stato, stavo pensando tra me che se il Signore volesse una cosa da me doveva darmi un segno ed era quello di liberarmi dalla venuta del sacerdote. E il benedetto Gesù si è fatto vedere nel mio interno con una palla in mano, come in atto di gettarla a terra, e poi mi ha detto: Figlia mia, questa è la tua passione predominante, che ti liberi dall'impiccio in cui la mia volontà ti ha messo. Io ti tengo in questo stato per tutto il mondo e me ne servo di te per non mandarlo a sfascio del tutto. Invece quell'altra cosa con cui potresti far bene è una piccola parte. Ed io: Mio Gesù, io non so capirlo, mi tieni senza patire, pare che mi tieni sospesa dallo stato di vittima. E poi mi dici che te ne servi di me per non mandare tutto il mondo allo sfascio? E Gesù: Eppure è falso che non soffri. Al più non soffri pene tali da potermi disarmare del tutto, e se qualche volta resti sospesa, non c'è la parte tua, il tuo volere. Invece qui entrerebbe la tua volontà. Ah, tu non puoi capire la dolce violenza che mi fai col tuo aspettare, il sentirti sospesa, il non vedermi come una volta e restare allo stesso posto senza spostarti in nulla. E poi voglio essere libero su di te. Quando mi piace ti terrò sospesa, quando non mi piace ti terrò legata. Ti voglio in balia della mia volontà senza tua volontà. Se sei contenta così, puoi farla la mia volontà, altrimenti no. Un altro giorno mi sentivo male col continuo rimettere che faccio e stavo dicendo al mio dolce Gesù: Amore mio, che ci perdevi col darmi la grazia di non sentire necessità di prendere cibo, tanto che sono costretta a rimetterlo? Lo dico per ubbidire. E il mio amabile Gesù mi ha detto: Figlia mia, che dici? Zitta, zitta, non lo devi dire più. Devi sapere che se tu non avessi bisogno di nulla, io farei morire di fame i popoli, ma avendone tu bisogno, potendo servire alle tue necessità, io, per amor tuo e per cagione tua, do le cose necessarie alle creature. Perché se ti dessi ascolto, vorresti male agli altri. Invece, col prendere il cibo, che puoi rimetterlo, fai bene agli altri e il tuo patire glorifica me. Di più, quante volte mentre rimetti ti vedo soffrire
Siccome soffri nella mia volontà, io prendo quel tuo patire, lo moltiplico e lo divido a bene delle creature, e godo e dico fra me: questo è il pane della figlia mia, che io do a bene dei miei figli. Bene, soprattutto quest'ultimo scritto che abbiamo appena meditato è veramente edificante, dove Gesù ci dà delle finezze molto importanti in ordine al fare davvero la sua volontà, cosa significa e soprattutto gli effetti straordinari che questo produce, non soltanto nell'anima, ma anche a bene di tutti. Gesù fa degli esempi molto concreti dove è possibile anche stabilire proprio dei nessi di causa, delle relazioni di causalità e conoscere queste cose, certamente accoglierli nella fede, è evidentissimo che getta una luce del tutto divina e soprannaturale su tante cose che anche noi possiamo vivere e che Luisa stessa, come vediamo, questo ci conforta e ci consola, ecco perché anche lei, grazie a Dio, stava in cammino. E quindi, stando in cammino, ancora non aveva raggiunto la perfezione, perché alcune cose gliela rettifica Gesù, alcune finezze, ecco, ma neanche troppo tali del vivere nel suo volere. Come sempre andiamo con ordine, ecco. Ci sono delle cose chiaramente che, come sempre vediamo, appartengono alla sfera mistica, come bere al costato di Gesù. E chiaramente queste sono cose da ammirare, e se uno crede, da sognare, ecco, non lo ricordiamo sempre da desiderare in quanto tali, no? Però al termine già del primo paragrafo, Gesù, come del resto sempre cerchiamo di fare sul presupposto che le grazie straordinarie hanno sempre, come dire, una base ordinaria, è Gesù stesso, dopo aver spiegato il senso di questa delizia, di questo diletto che Luisa aveva ricevuto, e come ricompensa, evidente qui di alcuni suoi grossi sacrifici, poi spiega, come dire, la variante ordinaria di questo. Dice: ogni qualvolta ricordi che sei priva di me e peni, il tuo cuore resta ferito con una ferita divina, la quale, essendo divina, ha virtù di riflettere nel mio cuore e di ferire il mio. È evidentissimo perché ci sono due cose: l'ardore dell'amore di Luisa verso Gesù, per cui la sua assenza le causa grande dolore, ma questo vissuto nella divina volontà. È una ferita quindi divina e che raggiunge il cuore perché il cuore è la sede dell'amore di volontà ed anche perché è vissuto nella divina volontà e quindi diventa una ferita divina. Allora, questa ferita, quindi Gesù ti sta dicendo: guarda che c'è un senso per cui io mi allontano. È balsamo al mio cuore e a che cosa serve? A raddolcire il cuore di Gesù dalle ferite crudeli che gli fanno le creature. Noncuranza di lui, disprezzi, dimenticanza di lui. Ed ecco il passaggio che interessa anche a noi. Se l'anima si sente fredda, arida, distratta e ne sente pena per cagione di me, resta ferita e ferisce me ed io ne resto sollevato. Noi tendiamo sempre a lamentarci, no? Se ci sentiamo freddi, aridi, distratti, ma non pensiamo che può darsi che questa sia una situazione in cui mi ha messo Gesù e dice: ma io soffro, Gesù, che sono tanto freddo e non ti amo con l'ardore dovuto. Ah, benissimo, sarebbe un problema, quindi questo discorso non sarebbe più valido se la mia sofferenza fosse motivata dall'amor proprio, cioè io soffro perché non sto così bene come quando Gesù è con me. Ecco, ma se è motivato,
proprio dall'amore di lui, cioè la preoccupazione principale, questa è una piccola finezza, però bisogna coglierla, non è tanto la freddezza, no? E quindi il godimento, anche se moderato, non paragonabile a quello mistico, comunque reale, che si ha quando la preghiera è fervorosa, la preghiera è attenta, la preghiera è profonda. Ma, come dire, la gioia che si dà a Gesù quando si prega in questo modo. Quindi io mi dispiaccio che questa cosa non la sto vivendo, non perché io sto bene, ma perché non riesco a dare a Gesù l'amore che vorrei. Ecco, quando c'è questa disposizione, è perfetto. Gesù viene riparato da questa mia sofferenza, anche se io ovviamente non me ne accorgo, come in tutte le cose spirituali, da ferite crudeli, noncuranze, disprezzi e dimenticanze. Ecco, poi, sempre sullo stesso tema, Gesù spiega questa sua immagine della consumazione, molto bella. L'occasione è la nuova, diciamo così, dolce lamentela di Luisa per l'assenza di Gesù. Che giorni amari, il mio Gesù si è eclissato. E Gesù dice questa cosa qui, altro aspetto, anche questo profondissimo. Anzitutto ci ricordo una cosa, che lui è morto in croce, la causa della sua morte in croce è stato il che la divinità, sottraendole la forza, la lasciò morire. Cioè, in molti si chiedono, me lo chiedevo anch'io, ma come ha fatto, cioè, una vera natura umana a non morire prima rispetto a quando Gesù è morto? Cioè, con tutta la inaudita violenza che ha subito, cioè, una resistenza assolutamente sovrumana, cioè. Nel diritto romano non erano comunabili le pene della flagellazione e della crocifissione perché era un dolore troppo grande da dare alla stessa persona. Eppure per lui così è stato, no? Quindi lui è morto esattamente quando era ora, quando il padre aveva decretato l'ora della sua morte. E quindi la sua divinità è stata la causa della sua resistenza infinita. Cioè lui ha usato la sua divinità durante la passione. Non per sottrarsi ad essa miracolosamente o per fulminare i suoi nemici, e avrebbe potuto farlo, ma semplicemente per dare al suo corpo umano una resistenza incredibile per bere fino in fondo il calice che il Padre gli aveva dato. E questo veramente è un pensiero che lascia edificati e pieni di gratitudine, quasi senza parole, no? Ecco, quindi c'è stata una consumazione dell'umanità a forza di dolori, che è cessata quando la divinità le ha sottratto l'assistenza, ha cessato di dargli quella forza sovrumana lasciandola morire. Gesù dice, questo processo di consumazione sulla croce io lo continuo nelle anime. E che cosa succede? Come fa? La priva della vita sua nell'anima stessa. Quindi Gesù dice, sta attenta Luisa, la privazione di me, che ti dà tutto questo dolore atroce, è la consumazione, la rinnovazione della consumazione della mia vita nella tua anima. Cioè, come la mia umanità, come dire, ha lasciato la divinità, o meglio, come la mia divinità ha sottratto la sua assistenza all'umanità lasciandola morire, la stessa cosa accade in te. La mia presenza, la sottrazione della mia presenza ti toglie quella forza e tu ti senti morire. Questa è la rinnovazione della mia consumazione nella tua anima. E Gesù aggiunge, questa consumazione non è umana ma è tutta divina. E che succede? Anche questo è una soddisfazione resa a Gesù stesso. Sento la soddisfazione come se un'altra mia vita divina si fosse consumata per amore mio. Perché non è la sua vita che si è consumata, ma la mia che più non sente, non vede e
Ed io sembra che io sia morto per lei. Attenzione, cosa succede da questo altro processo doloroso, accessorio, diciamo così, alla vita mistica? Allora, succede questo: alle creature rinnovo gli effetti della mia consumazione, quindi gli rinnovo le grazie come se Gesù stesse di nuovo morendo in croce, con tutte le grazie che questo comporta. E a te, all'anima, raddoppio la grazia e la gloria. Comprendiamo, cioè, la luce soprannaturale, no? Con cui devono essere viste le cose, cioè con cui dobbiamo imparare. Certo, noi non siamo sempre in grado di fare un discernimento, no? Perché altrimenti, pensiamo se noi sapessimo, per esempio, tutto, cioè adesso io fossi capace di dire: beh, oggi Gesù mi ha messo nell'aridità perché vuole riparare le freddezze di tutte quante queste persone, magari un'anima fredda gli sta dando la conversione. Sarebbe troppo bello se lo sapessimo. Ecco, noi lo sappiamo sulla base di questi scritti, come dire, in linea di principio, e poi spetta a noi generalmente fare semplicemente un atto di fede. Se sto oggi male, Gesù sa perché. D'accordo? Glielo offro e sto buono. Perché di quel male vissuto con fede e abbandono da un'anima sua amica, Gesù, tra virgolette, ha bisogno, nel senso che lo usa per qualche suo buon fine. Ecco perché non dovremmo lamentarci mai. Il clou arriva nell'ultimo capitoletto che abbiamo letto. Allora, Luisa vuole essere liberata dalla venuta del sacerdote. Qui ripetiamo una cosa già detta. Però, per chi non conoscesse bene gli scritti o non avesse sentito le altre meditazioni, questa liberazione di cui parla era quella stranissima cosa. Sappiamo che la notte Luisa aveva questa strana forma di sofferenza, diventava rigida come un cadavere, non poteva più muoversi e rimaneva così fino a quando non arrivava il sacerdote a fargli un segno di croce, a dargli una benedizione. Bastava questo. E qui Luisa dice: beh, io vorrei essere liberata dalla cosa perché devo fare qualche altra cosa che mi sembra più importante. Ecco, e Gesù dice no, e le spiega anche le ragioni. Primo, ti tengo in questo stato per tutto il mondo e me ne servo per non mandarlo a sfascio del tutto. Questa è proprio la teologia delle anime vittime. Cioè, e questo certamente è un fastidio, non è tanto un dolore atroce, no? Come quando uno rivive la passione, non credo, insomma, no? È un fastidio, però, insomma, immaginiamo se noi diventassimo rigidi e non ti puoi alzare dal letto, non puoi andare in bagno, non puoi bere, non puoi fare niente, fino a quando qualcuno non ti libera. Non è una sofferenza atroce, insomma, però è un bel, insomma, è un bel fastidio, chiamiamolo così con un eufemismo, no? Vedete qui ancora Luisa, come dice: no, 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 io questa cosa non la capisco. Ma perché sta cosa qua? Dice, poi mi tieni senza patire, io sono anima vittima. Dove stanno le grandi sofferenze di un tempo, quando mi crocifiggevi mani e piedi, eccetera, eccetera, no? Dice, mi sembra che mi tieni sospesa dallo stato di vittima, quindi che non mi usi con grandi sofferenze come dovresti, e poi mi dici che ti servi di me per non mandare il mondo allo sfascio. E Gesù gli risponde: ma io mi servo di te per mandare il mondo allo sfascio, non come pensi tu o come vuoi tu, ma come voglio io. Perché adesso non mi serve che ti crocifiggo, adesso mi serve che tu te ne stai buono in questo stato. Questo è il senso di quello che Gesù gli sta dicendo. Allora, se qualche fatti, perché punto primo è falso che tu non soffri, ok? Punto secondo, se qualche volta resti sospesa, non c'è la parte tua, il tuo volere. Invece qui, cioè in quello che c'è in mente di fare, entrerebbe la tua volontà. Attenzione a questo passaggio molto molto delicato. Cioè, lei voleva dice: guarda, liberami da questa cosa. Non lo dice che cosa aveva in mente, perché dovrei fare quest'altra per te. Gesù dice no e prosegue:
Tu non puoi capire la dolce violenza che mi fai col tuo aspettare, il sentirti sospesa, sospesa cioè dallo stato di vittima, cioè che ti sembra che non ti stia utilizzando più come tale, o il non vedermi come una volta e restare allo stesso posto senza spostarti in nulla, che è grandissimo merito per un'anima che ha avuto queste cose. Ecco, e poi siamo proprio al passaggio fondamentale. Voglio essere libero su di te. Quando mi piace, ti terrò sospesa. Quando non mi piace, ti terrò legata. Ti voglio in balia della mia volontà, senza tua volontà. Se sei contenta così, puoi farla la mia volontà, altrimenti no. Questo è un passaggio fondamentale, che il Signore ci aiuti a memorizzarlo. Questo passaggio fondamentale, che il Signore ci aiuti a memorizzarlo, è assolutamente determinante. Non c'è nessuna divina volontà se la nostra volontà non è ridotta in balia di quella divina, fino a giungere ad una indifferenza santa nei confronti di tutto, anche delle cose più sane. Ah, Signore, ma io potrei fare tante cose buone, non ho la possibilità di farlo, potrei fare questo, potrei fare quell'altro, questo non ci deve stare. Tu fai quello che Dio ti chiede di fare adesso, nel momento attuale e presente, e basta. Niente di più e niente di meno. Il momento attuale e presente. Altra cosa ancora che Gesù le spiega, dice Luisa, dice: guarda, ma senti un po', io ogni volta che mangio rimetto, ma sarebbe meglio, vedete come si continua, che non mi fai mangiare per niente, tanto se mangio poi rimetto, magari anche pensiero devoto, spreco il cibo, sembrerebbe un ottimo ragionamento. E qui ancora Gesù dice: zitta, tu che ne sai, che dici, non dire più questa cosa, perché se tu non avessi bisogno di noi, faremmo morire di fame i popoli. Ma avendone bisogno, tu, io per amore tuo, che tu senti questo bisogno, quindi mangi, do le cose necessarie alle creature. Che tu mangi, do le cose necessarie, che lo rimetti, fai bene agli altri col tuo patire. Perché mentre li metti ti vedo soffrire, e siccome soffri nella mia volontà, io prendo quel tuo patire, lo moltiplico e lo divido a bene delle creature. Io sono rimasto sommamente edificato dall'ascolto di queste parole, che veramente forse ci fanno anche un pochino, forse vergognare, per quanto siamo ancora umani e per come dal cielo vedono tutte le cose diversamente. Ma se noi non entriamo in questa logica, non ci illudiamo di vivere nella divina volontà. Se sei contenta così, puoi farla la mia volontà, altrimenti no. Come dire, no? Queste sono le regole, queste sono le leggi. Vuoi fare in tutto quello che voglio io, o vuoi fare quello che vuoi tu? E quello che voglio io soltanto col tuo permesso, col tuo beneplacito, solo se lo capisci o solo se ti è gradito. Questa nella meditazione personale è una domanda che dobbiamo assolutamente farci tutti, io per primo. Perché se non si arriva a questo, come dire, la divina volontà rimane un po' una chimera, un'apparenza, un qualche cosa che ancora non tocca dal profondo le fibre della nostra anima, e quindi ancora non produce quegli straordinari effetti di cui Gesù qui ci ha parlato sintetizzando.
Edificati, o Santa Vergine Maria, da queste splendide lezioni di Gesù che oggi ci hanno veramente fatto entrare in alcune motivazioni profonde, ecco, delle azioni divine, molte volte per noi incomprensibili, ma sempre tutte a giorno e al chiaro, ecco, nella mente e nella volontà di Gesù. Fissa nel nostro cuore tutto quello che abbiamo ascoltato, perché possa crescere in noi con l'abbandono totale alla divina volontà, imparando a non avere volontà nostre, stando esattamente senza borbottare, lamentarci o pensare ad altro nella situazione presente in cui Gesù ci pone. Sapendo che qualunque cosa lo desideri in un istante può tranquillamente, completamente capovolgere qualunque situazione della nostra esistenza, se la sua volontà altro decidesse e se di altro ritenesse di avere, ovviamente tra virgolette, bisogno da parte nostra. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.